Commedia estiva anni 80, ottimamente diretta da un maestro come Sergio Martino, Acapulco, prima spiaggia a sinistra, è il film che consacra definitivamente sul grande schermo la coppia di comici bolognesi Gigi e Andrea, dopo l'esordio un po' in sordina del precedente e deludente I camionisti di Flavio Mogherini. La fama della coppia era già notevole grazie alla partecipazione a molti varietà televisivi di successo. Ma l'inevitabile investitura cinematografica, al pari di altri comici nati come loro in TV, non era ancora arrivata. Martino è riuscito a sfruttarli al meglio, al punto di dirigerli anche in altri tre film successivi, di cui due come protagonisti assoluti. La pellicola è un autentico florilegio di battute folgoranti, ma mai volgari, protese a sbeffeggiare il tipico prototipo di galletto italiano che, durante le vacanze al mare, è convinto di fare strage di cuori, con esiti ovviamente disastrosi, ed è un'occasione che Gigi e Andrea sfruttano davvero al meglio. I due si dimostrano affiatati come non mai e regalano un'ora e mezza spensierata al pubblico. C'è un contrasto tra le pseudo battute intellettuali di Gigi e i modi rozzi di Andrea che si dimostra un'arma vincente. Una pellicola che si riguarda sempre con piacere, soprattutto nella settimana di Ferragosto. Una visione estiva obbligatoria. Gigi e Andrea, ovvero Gigi Sammarchi e Andrea Roncato, sono due amici trentenni disoccupati e nullafacenti che vivono a Bologna con i rispettivi genitori. Sempre intenti a bighellonare e a vantarsi continuamente con gli amici di fantomatiche conquiste femminili, i due vitelloni romagnoli trascorrono il tempo tentando continue avventure con l'altrui sesso, ma rimediando costantemente colossali figuracce. Gigi si vanta della sua cultura e per conquistare le donne punta tutto sul versante intellettuale. Mentre invece Andrea, il più rozzo e materiale, è convinto che alle donne interessi solo l'approccio fisico ed è per questo che in spiaggia sfoggia un costume con imbottitura per sembrare superdotato. I due amici non sono sinceri neanche tra di loro. Entrambi fingono di aver avuto donne bellissime e o appuntamenti erotici di fuoco, anche occasionali, e si raccontano continuamente balle a vicenda fingendosi irresistibili playboy. Con l'estate alle porte si pone l'unico eterno dilemma che stimola i due fannulloni. Dove andare in vacanza? Gigi millanta che andrà alle Antille e Andrea ribatte che andrà ai Caraibi, ma naturalmente nessuno dei due ha il becco di un quattrino ed è quindi costretto a chiedere i soldi a mamma e papà. Gigi ci prova con suo padre, autista di autobus, rimediando un secco rifiuto e l'invito perenne ad andare a lavorare. E non va certamente meglio ad Andrea che recatosi al cinema a luci rosse dove sua madre lavora come cassiera e dove la maschera è Selena Grandi. Deve scontrarsi anch'egli con i rimbrotti della genitrice. Ancora non paghi, i due diffondono tra gli amici la notizia che andranno in vacanza ad Acapulco, suscitando l'ammirazione della manicurista Miranda, Geggia, e l'invidia del barbiere, che invece racconta di avventure mirabolanti con una scatenata tabaccaia di Cesenatico, capace di regalare appuntamenti erotici anche a sconosciuti. Il segnale convenuto per far scattare la libido consiste nel chiedere una scatoletta di Minerva. Resisi ormai conto che le tanto sospirate vacanze all'estero resteranno anche stavolta una chimera, Gigi e Andrea, ognuno all'insaputa dell'altro, optano per la solita Cesenatico, dove c'è una zia di Gigi che è proprietaria di una pensioncina. Entrambi si incontreranno lì e trascorreranno la loro estate barcamenandosi tra continui due di picche e veri e propri agguati alla procacissima tabaccaia, Mirella Banti, orditi a suon di acquisti di enormi scatoloni di Minerva. La colonna sonora è affidata a Detto Mariano, che saccheggia e ricicla alcune sue colonne sonore precedenti, Mia moglie è una strega, I fichissimi e Culo e camicia, mentre invece del tutto inedita è la canzoncina dei titoli di Testa e Coda, cantata proprio da Gigi Andrea, assolutamente strepitosa e indimenticabile. Ogni buon appassionato di cinema di genere è obbligato a impararla a memoria. Viva le donne che sono come l'acqua santa, quando le tocchi il miracolo non manca. L'articolo completo lo trovate su ilmiovizioeunastanzachiusa.wordpress.com.